Non esiste nella vita dolore più grande che la perdita di un figlio, a qualsiasi età e in qualsiasi circostanza. Ma c'è anche chi è riuscito a trasformare una parte di questo dolore in qualcosa di davvero bello e importante, come la solidarietà verso altri bambini, come la coraggiosa Iris, la mamma di Andrea. E la vita di Andrea ne è un esempio. Nato lo scorso anno per festeggiare il suo compleanno, con l'occasione è stata allestita una raccolta fondi in favore della ristrutturazione del campetto dell'oratorio, luogo in cui Andrea amava immensamente giocare. Quest'anno l'opera solidale è stata totalmente dedicata all'asilo Musso Tealdi di Rivara, la scuola materna che Andrea aveva frequentato e a cui era immensamente legato. Un pomeriggio all'insegna del divertimento per i bambini, alla quale hanno preso parte diverse associazioni sportive della zona, oltre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e ai volontari, tanto amati da Andrea che tra i suoi sogni nel cassetto aveva proprio quello di diventare un vigile del fuoco.